sono arrivata l'ansia. Poi direi che partiamo. Vado. Funziona, sì. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono Maria Rossi e sono la preside del Polo e qui poi con me ci sono e arriveranno anche altri collaboratori. Oggi vi raccontiamo un pochino quelle che sono le peculiarità della scuola in vista della vostra scelta futura per i vostri ragazzi che stanno facendo forse i laboratori adesso. Beh, okay. Sì, il giro scuola inizia alle 10:30 laboratorio. Ok. Allora, la scuola comprende due rami, per così dire, che sono il liceo linguistico e l'istituto tecnico economico. Quindi due tipologie di scuole diverse, accomunate da quella che è la vocazione linguistica tipica di questo polo, per cui tre lingue nel liceo linguistico e altrettante tre lingue nell'istituto tecnico a partire dal primo anno, cosa che... Scusate, perché vedo dei... Chiaro. Ok. Sempre tre lingue, come dicevo, anche nell'Istituto Tecnico Economico. Chiaramente con una tipologia diversa, mentre nel biennio più o meno simile il liceo linguistico rispetto all'Istituto Tecnico Economico, cambia poi nel triennio, dove per il linguistico si inizia lo studio delle letterature e delle lingue, mentre nell'Istituto Tecnico Economico la parte commerciale. Qui abbiamo un pochino riportato quelle che sono le tipologie degli obiettivi della scuola, in questo caso del liceo, che sono quelli dettati dalle ordinanze ministeriali che hanno introdotto il liceo linguistico anche nelle scuole statali, dove prima non era presente, e il profilo in uscita dello studente di un liceo linguistico. Quindi qui potete poi rivedere. Lo stesso avviene per l'Istituto Tecnico Economico. Chiaramente l'obiettivo è focalizzato, appunto, come vi dicevo nel caso del liceo, sullo studio delle lingue, ma non solo, perché non dobbiamo dimenticare che si tratta di un liceo e quindi che porta a una preparazione che poi è su tutti gli ambiti, dove chiaramente le lingue hanno una parte preponderante. Io sono Michela Polacco, sono il coordinatore didattico dell'ITE. L'ITE ovviamente è una scuola diversa, lo vedete subito dagli obiettivi generali dell'indirizzo. È una scuola dove, come diceva la preside, sicuramente si studiano tre lingue straniere, ma l'obiettivo che cerchiamo di far raggiungere ai nostri ragazzi sono anche competenze generali in temi quali la normativa civilistica e fiscale, i fenomeni economici, gli strumenti di marketing. Quindi le materie poi focus del triennio sono economia aziendale, relazioni internazionali, diritto e anche la matematica, che viene studiata con un approccio un po' diverso rispetto a quello del liceo, proprio come strumento per capire bene gli strumenti finanziari e l'economia. Tutto questo viene aiutato dalle competenze informatiche, perché a differenza del liceo, dove diciamo il CDL è una sorta di potenziamento insieme a matematica, per l'ITE è proprio una materia a sé. Hanno 2 anni di informatica e 2 anni di tecnologie della comunicazione. La cosa che hanno in comune entrambe le scuole è che, come vedrete da queste slide, sono comunque due scuole che preparano i ragazzi ad affrontare tutte le facoltà universitarie. Quindi qui vedete in particolare, questo è l'eduscopio dell'anno scorso perché quest'anno non è ancora uscito, che sia dal liceo sia dall'ITE, che è la slide successiva, i nostri studenti poi si confrontano con le più diverse facoltà. È ovvio che vedete una preponderanza degli studi umanistici dal liceo e una preponderanza di economia e statistica dall'ITE, ma i nostri ragazzi veramente vanno a fare di tutto, proprio perché le lingue e anche le competenze che cerchiamo di dare all'ITE sono strumenti per riuscire poi a affrontare sia il mondo del lavoro che l'università a 360 gradi. Sì, molti dei nostri studenti riescono a frequentare con successo le facoltà scientifiche
È vero che la parte scientifica magari è meno preponderante, ma gli strumenti che noi diamo gli permettono a questi ragazzi, abbiamo laureati in ingegneria e nelle altre discipline scientifiche, e questo è particolarmente importante. Allora, che cosa accomuna? Sì, ok. Allora, questi sono gli abbinamenti linguistici, quindi sono le 10, scusate, abbiamo 10, che avremo 10 classi prime, 2 di istituto tecnico economico e 8 di liceo linguistico, e questi sono i diversi abbinamenti linguistici. Importante, noi abbiamo inserito lo studio della lingua russa, che è al terzo anno in via sperimentale, e quarto, sì, scusami. E dall'anno prossimo avremo anche lo studio curricolare dell'arabo. Quindi questo ci permette di avere un polo linguistico che affronta e che permette lo studio di moltissime lingue, oltre a quelle, diciamo, più classiche, il francese, il tedesco, lo spagnolo e il cinese. Il cinese dal 2001. Questi abbinamenti linguistici sono quelli che voi sceglierete all'atto della prescrizione. Vi raccomandiamo di riflettere molto bene su questa scelta, perché poi è la scelta con cui sarà costruita la graduatoria del test d'ingresso e quindi l'accesso alla scuola con il superamento del test. Allora, tutte le sezioni prevedono 25 posti, ad esclusione, vedete, di queste due sezioni in azzurro, quindi F e G, che appunto sono le sezioni con queste lingue nuove, diciamo, in cui prevediamo uno sdoppiamento. Che cosa vuol dire uno sdoppiamento? Significa che nelle ore di seconda lingua, quindi per la F arabo o cinese, i ragazzi si separano, il resto delle ore le fanno insieme, ma in quelle ore si separano, 13 ragazzi seguono arabo, 13 ragazzi seguono cinese. Questo vuol dire che, e la stessa cosa vale per russo e tedesco nella G, questo vuol dire che in queste lingue loro sono molto più seguiti, perché immaginatevi, per il docente avere 13 ragazzi gli permette sia ai ragazzi di sentirsi molto visti e al contempo al docente di seguirli in modo molto attento. Anche all'ITE abbiamo due sezioni da 25 posti. Spesso ci chiedono i genitori come scegliere l'abbinamento. Chiaramente è una scelta importante, perché i ragazzi poi studieranno queste lingue per 5 anni. Ma noi diciamo sempre che la cosa più importante è ascoltare loro, la motivazione, i gusti. Questa è la prima cosa che secondo me li deve guidare. È importante che a tutti i costi continuino con le lingue studiate alle medie? Secondo noi no. Ovviamente se già si sono innamorati del francese alle medie e lo vogliono continuare, benissimo. Ma se vogliono cambiare, mettersi alla prova, sperimentare, ascoltateli. Perché tanto, se anche si dovessero ritrovare in classe con ragazzi che hanno già fatto tedesco alle medie, non importa. Alla fine della prima il livello si è omogenizzato, diciamo, diventano più o meno, li portiamo tutti allo stesso livello. Chiaramente invece per arabo, russo e cinese partono tutti da principiante. Comunque tutte le lingue partono da principiante assoluto, ok? Quindi non vi preoccupate. L'unica su cui prevediamo che loro arrivino già con un buon livello, è inglese, ok? Però su questo lasciateli, davvero ascoltateli, parlate con loro, magari stanno anche facendo già il laboratorio per assaggiare un po' queste lingue, queste materie. Secondo noi è la cosa più importante. Come dicevamo, la novità dell'arabo. Sì, ah, sì, sulle... Sì, scusate, per quanto riguarda le due sezioni dell'ITE, vedete che sono solo due, noi le chiamiamo Mondo e Europa. Questo perché si caratterizzano per lo studio delle lingue europee, quindi inglese, francese e tedesco nella sezione Europa, e invece le due lingue più parlate nel resto del mondo nella sezione Mondo, quindi inglese, spagnolo e cinese. Chiaramente, come vi diceva già la preside prima, l'approccio allo studio delle lingue all'ITE è un po' diverso rispetto al liceo, perché l'obiettivo è quello di dare uno strumento per poi utilizzare la lingua nel mondo del lavoro anche. Quindi i ragazzi non studiano la letteratura, o meglio, la studiano in chiave magari sociologica, nella società come funziona questa, non so, per esempio vi dico, la mia quarta sta
leggendo Orwell, perché comunque in inglese, perché comunque è importante per capire il mondo che li circonda. Però non fanno tutta quella ottica comparativa dei testi, le traduzioni, ma bensì guardano proprio la lingua anche commerciale del business, e quindi si occupano di pubblicità, di marketing, anche di economia in inglese, in spagnolo, in francese, insomma, quindi un approccio un po' diverso. Direi che queste sono le grosse differenze, qui poi ci sono i livelli che vengono raggiunti, i livelli linguistici raggiunti per ciascuna lingua. Qui una piccola premessa: il nostro liceo linguistico soprattutto ha una tradizione molto, è una scuola molto antica, e nasce come uno dei pochi licei linguistici prima dell'introduzione del liceo linguistico nelle scuole di Stato. Abbiamo quindi un piano didattico un pochino diverso, con un monteore dedicato alle lingue leggermente più alto rispetto a quello della, diciamo, della normativa che riguarda le scuole di Stato. Noi abbiamo inserito in orario curricolare il potenziamento, che permette quindi di raggiungere dei livelli linguistici importanti, chiaramente diversi a seconda del tipo di lingua, e qui sono riportati a seconda. È chiaro che per il cinese o magari per il russo non si raggiunge lo stesso livello che può esserci per una lingua come il francese, il tedesco, lo spagnolo. Per l'inglese arriviamo ad avere un C1, C2 al quinto anno, quindi un livello davvero notevole. Sì, buongiorno, sono Raffaella Lazzati e faccio parte insieme, scusate, mi sistemo un po' meglio, insieme ad altri docenti di un ufficio che si chiama Ufficio Attività Extrascolastiche, che si occupa tra l'altro di organizzare gli esami di certificazione per i ragazzi della nostra scuola. Ci tenevo a dire che la preparazione a queste certificazioni, che sono il momento di valutazione oggettiva del livello linguistico dei nostri studenti, fatti da un ente certificatore esterno, quindi questa preparazione viene fatta in orario curricolare, attraverso un lavoro di concerto tra il docente di lingua e i conversatori che sono presenti per tutte le lingue straniere studiate. E questo permette quindi di arrivare, diciamo, naturalmente a poter sostenere questi esami tipicamente tra il quarto e quinto anno, e quasi sempre raggiungere questi livelli alti che vedete. Dico alti perché non è cosa da poco, eh? Alla fine sicuramente sulle prime e seconde lingue riusciamo a raggiungere questo livello, questo C1, talvolta in inglese anche il C2, che è il livello massimo di conoscenza di una lingua straniera per un non madrelingua, e poi un pochino meno, come diceva la preside, per le altre lingue. Sicuramente sostenere queste certificazioni durante la scuola superiore agevola i nostri studenti in due casi importanti: quando vanno all'università, perché gli esami di lingua possono essere in molti casi saltati, o alcuni esami insomma si possono evitare, e poi chiaramente se si vogliono iscrivere all'università all'estero, e questo sta diventando sempre più una prassi comune tra tanti nostri studenti, per cui avere questo tipo di attestato gli permette di fare facilmente un ingresso verso anche università estere. O il mondo del lavoro, chiaramente. Va bene. Per quanto riguarda l'ITE, ovviamente noi non abbiamo così tante ore di lingue come al liceo, quindi il lavoro sulle certificazioni viene fatto un po' meno, ma facciamo proprio un potenziamento specifico, diciamo extra orario, gratuito, per i ragazzi che vogliono provare le certificazioni. Quindi anche all'ITE, laddove c'è la volontà delle famiglie dei ragazzi, noi diamo gli strumenti per poterle affrontare. Ma vi dico, per esempio, io insegno cinese all'ITE, e noi riusciamo comunque a fare le certificazioni più o meno preparandole in orario curricolare. Magari, chiaro, non riusciamo ad arrivare all'ultimo livello che fanno i ragazzi del liceo, ma comunque ci avviciniamo, insomma. Continuo io, ecco, a dirvi due parole rispetto a questo ufficio. Ci tengo a dire che è un ufficio fisico. Quando farete il giro della scuola, vi invito a venire a trovarci al primo piano. È un ufficio che esiste da tanti anni all'interno di questa scuola e che vede la presenza di alcuni docenti che hanno un distacco orario importante, quindi sono in parte in classe ma
anche per un buon numero di ore all'interno di questo ufficio, che ha un po' la missione di cercare di far sperimentare, di far fare un'esperienza di vita all'estero al maggior numero di studenti possibile all'interno della scuola. Chiaramente non tutti, sono 10 sezioni, tantissimi studenti, però cerchiamo di avere un'offerta il più varia possibile che possa venire incontro alle esigenze di tanti anche dal punto di vista linguistico, quindi tante destinazioni diverse che coprano le diverse lingue che vengono studiate al liceo. Lo facciamo attraverso degli scambi, che sono scambi di classe, scambi di merito, scambi tematici. Lo facciamo attraverso i soggiorni linguistici che organizziamo durante l'estate, lo facciamo attraverso i più tradizionali viaggi di istruzione, insomma tutti modi diversi con dei periodi di soggiorno all'estero più o meno lunghi per dare questa possibilità agli studenti. Qual è il vantaggio di avere un ufficio all'interno della scuola? Vi garantisco che questa è proprio una nostra peculiarità. È che sicuramente abbiamo dei contatti diretti con le scuole partner all'estero e quindi controlliamo, verifichiamo la bontà dei contenuti didattici, anche la parte diciamo di logistica la seguiamo direttamente. Abbiamo la possibilità di mandare sempre dei docenti ad accompagnare i ragazzi e anche questa è un po' garanzia di serietà e di un buon accudimento anche quando dovesse esserci qualche problema, si perde un passaporto o cose così, sono capitate. E poi ecco, il fatto di avere questi contatti diretti ci permette anche di avere una buona capacità contrattuale, quindi il nostro obiettivo è offrire la possibilità di spostarsi e di vivere esperienze all'estero a dei costi il più possibile contenuti per quello che è adesso il mondo che viviamo, però questo è un po' l'obiettivo. Va bene. C'è la professoressa Versace, vi stiamo facendo un po' una carrellata di quelli che sono i servizi all'interno della scuola. Un'altra attenzione importante è quella che poi viene gestita da quest'altro gruppo di docenti che fanno parte dell'ufficio BES, di cui la referente è la professoressa Versace. Sì, buongiorno a tutti. Solo due parole per dire appunto che nella nostra scuola abbiamo un ufficio bisogni educativi speciali e per i disturbi specifici di apprendimento. È un ufficio che diciamo lavora con i consigli di classe, con i genitori, con gli alunni, con gli specialisti per redigere le programmazioni personalizzate. Facciamo i PDP DSA, i PDP BES, facciamo i PEI, facciamo i PFP, perché la nostra scuola collabora con il Ministero per gli studenti atleti di alto livello. Se avete domande. Poi sì. Un altro ufficio che non abbiamo qui i rappresentanti, però ve lo spieghiamo velocissimamente, è l'ufficio PCTO orientamento. Sapete che da quest'anno è stata introdotta questa novità dal Ministero, quindi i ragazzi svolgono, oltre a PCTO, anche forse lo conoscete come alternanza scuola-lavoro, che quindi sono delle ore in cui i ragazzi si mettono alla prova per vedere le proprie competenze in tema di orientamento, quindi abbiamo un ufficio proprio che organizza queste esperienze che potete immaginare per il liceo sono più legati comunque all'ambito umanistico, letterario, musei, biblioteche e tantissime arte, tantissime altre cose. Per l'ITE ovviamente cercano di essere un po' più focalizzate su quello che potrebbero essere le loro scelte future, quindi studi commercialisti, alberghi, negozi. E però la cosa particolare è che questo ufficio proprio monitora l'andamento di queste esperienze e le sceglie, cioè quindi lo stesso discorso che Prof. Lazzati vi faceva sulle esperienze all'estero. In più, in collaborazione, i due uffici organizzano anche due esperienze di PCTO all'estero, in Germania e in Inghilterra, e stiamo lavorando anche per un progetto pilota in Spagna, quindi anche mettersi alla prova nel mondo del lavoro in paesi stranieri. Allora, queste sono altre attività, queste rientrano un pochino più nella didattica. Che cosa facciamo per cercare di favorire il successo scolastico? Intanto per il biennio abbiamo lo sportello. Allora, lo sportello per alcune discipline, come riportato, che sono quelle dove in genere magari lo studente ha più difficoltà, quindi al termine dell'attività didattica
ci sono delle ore dedicate al recupero, quindi frequentate solo da quegli studenti che hanno delle difficoltà. Lo tiene in genere il docente della classe o comunque della disciplina e sostanzialmente convoca questi studenti a questi momenti di recupero, magari al termine di una verifica piuttosto che in un momento particolare del corso dell'anno. L'altra particolarità sono i moduli variabili, questi sono più che altro rivolti al triennio e sono la possibilità di avere per alcune discipline scelte dal consiglio di classe un'ora in più. La classe ha avuto delle problematiche nello studio di una certa materia perché ci sono stati magari problemi col docente o per altre tipologie di intervento, per cui sostanzialmente per quella disciplina e per quell'anno il docente avrà un'ora in più da dedicare alla classe. Come vi dicevo, vengono scelte all'interno del consiglio di classe, quindi ogni classe ha una sua personalizzazione in questo ambito legata proprio a quello che è stato l'andamento nel corso dell'anno precedente. Non è detto che sia per forza una questione di recupero, può anche essere un potenziamento. Per esempio, la classe è particolarmente appassionata di una materia, una mia vecchia classe fece per esempio un'ora in più di filosofia in inglese, proprio perché era una classe che aveva un alto potenziale e avevamo la disponibilità, tra l'altro l'ha tenuta il prof Campedel, quindi in quel caso abbiamo deciso di investire su un potenziamento invece che su un recupero. Quindi questo pacchettino di ore ci permette di personalizzare proprio la settimana della nostra classe. Questo è invece dedicato al triennio e sostanzialmente è l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua. È stato introdotto dal Ministero e prevede quindi la possibilità di fare lezioni di scienze, di matematica, questo dipende dalla disponibilità dei docenti, in lingua. E qui sono riportate le aree dove abbiamo docenti che hanno i requisiti per poter svolgere questo tipo di attività. Come dicevo, è un'attività che si svolge nel triennio quando le competenze linguistiche sono tali e permettono loro poi di seguire una lezione di questo tipo. Qui lascio la parola al professor Campdel del gruppo MUN. Buongiorno a tutti, sono il professor Campedel e faccio parte del team che si occupa di Model United Nations. Allora, alcuni di voi probabilmente l'hanno già sentito, ma ve lo spiego in breve. In Model United Nations c'è Model, cioè una simulazione, e United Nations, cioè delle Nazioni Unite. È un'attività nella quale gli studenti interpretano il ruolo di delegati alle Nazioni Unite. Per diversi paesi, mai il proprio e idealmente a rotazione. L'attività in concreto degli studenti si articola in due fasi. Devono ricercare, devono conoscere il problema che verrà discusso e sono tratti dalle agende delle Nazioni Unite, quindi sono problemi reali e concreti, globali, che vanno dalla pace e la sicurezza all'ambiente, alla protezione di diritti, tutte le tematiche che vengono discusse attualmente alle Nazioni Unite. Dicevo, devono ricercare, fare ricerca sull'argomento discusso di volta in volta, dopodiché devono creare una risoluzione, cioè un documento da proporre all'assemblea di studenti. In questa fase l'abilità del delegato deve essere quella di diplomazia e di negoziazione, quindi devono ottenere il maggior supporto possibile per far passare la propria risoluzione come se fosse appunto una seduta dell'Assemblea Generale, ad esempio, delle Nazioni Unite. Tutto ciò si svolge in inglese. Quindi ovviamente le skills che vengono apprese partono dal public speaking, all'utilizzo della lingua inglese anche a un registro formale, tecnico potremmo dire, diplomatico,
al critical thinking, quindi al pensiero critico, allo sviluppo di abilità interpersonali, perché devono porsi nella maniera giusta per ottenere quello che gli studenti, quello che i delegati MUN cercano, cioè di far passare le proprie risoluzioni. In concreto la nostra scuola cosa offre? Allora, prima di tutto è l'unica scuola che offre un workshop settimanale. Abbiamo un MUN Club che si riunisce settimanalmente, è un'attività extra didattica, quindi gli studenti possono decidere di iscriversi a questa attività pomeridiana a inizio anno, frequentarla durante l'anno per la preparazione a eventi che sono appunto le conferenze Moto United Nations organizzate da scuole in tutta Europa e in tutto il mondo. Noi come team MUN ne selezioniamo alcune, 5 o 6 all'anno, al quale portare un certo numero di studenti del nostro MUN Club che siano interessati a partecipare. In più organizziamo anche annualmente la nostra conferenza Milan MUN, che si tiene alla nostra scuola e all'Università Bocconi, di solito in primavera, alla quale partecipano ormai più di 500 studenti di scuole da tutto il mondo. L'anno scorso abbiamo avuto 4 continenti. È un'occasione unica per i vostri figli e figlie di confrontarsi con studenti che vengono veramente da tutto il mondo. Abbiamo anche un programma di ospitalità, quindi le famiglie che siano disponibili a farlo possono ospitare gli studenti stranieri che vengono per il Milan MUN. Ripeto, ci sono tante scuole, magari internazionali, che fanno programmi di International Baccalaureate dove la MUN è un'attività curricolare, ok, ma sono scuole private con costi ben diversi. Ci sono anche organizzazioni che offrono esperienze PCTO e MUN attraverso scuole statali, anche questi a pagamento, ok? Noi siamo una scuola civica, non abbiamo bisogno di fare profitto su questa attività e quindi la offriamo a costi ben diversi ed è un'opportunità secondo noi unica per gli studenti che frequentano la nostra scuola. Magari approfitto, allora mi inserisco al discorso: noi non siamo una scuola statale e quindi anche l'iscrizione, ad esempio, voi non la farete con i canali ministeriali tipici, siamo una scuola paritaria, quindi una scuola che deve sostanzialmente aderire a tutta quella che è la normativa delle scuole statali, ma ha una gestione che nel nostro caso è il Comune di Milano, quindi il Comune di Milano investe in questa scuola, che ha anche un costo considerevole, considerate che abbiamo più intorno ai 1200 studenti, proprio questa offerta formativa di qualità all'interno del Comune. Quindi, a differenza delle scuole di Stato, noi siamo dipendenti del Comune di Milano. Proseguo invece parlando di un'altra delle nostre offerte di attività extradidattiche, parlando dell'Aula Confucio. Allora, dal 2015 la scuola ha questa partnership con l'Università degli Studi di Milano e abbiamo proprio un'Aula Confucio, che è sia fisicamente un'aula che è una collaborazione che ci permette di offrire al pomeriggio tutta una serie di attività legate allo studio della cultura cinese soprattutto. Quindi vedere un po' il cinese non solo come lingua difficile, caratteri, ma offriamo percorsi di calligrafia, di danze, di arti marziali, di strumenti di musica cinese classica, in modo proprio da far approcciare ai ragazzi questa cultura così antica e così vasta in un modo anche giocoso, divertente. Altra cosa che facciamo, aiutiamo i ragazzi a partecipare a una competizione nazionale di lingua cinese che si chiama Chinese Bridge, in cui loro si mettono alla prova con tutti gli studenti italiani di lingua cinese del liceo, si sfidano e chi vince partecipa alla gara internazionale mondiale in Cina. E quest'anno la nostra studentessa ha vinto la gara nazionale e andrà in Cina a fare la gara internazionale, quindi sicuramente una sfida, però è anche molto divertente per loro per mettersi un po' alla prova e divertirsi anche col cinese. Allora, qui riportiamo alcune delle attività extracurricolari.
che sono attività pomeridiane, sono distinte in corsi pomeridiani che organizza la scuola, quindi gestiti da docenti della scuola o comunque del Comune di Milano, che si riferiscono allo studio, vedete, del russo, del giapponese, dell'arabo, ma anche delle attività legate al, al cosiddetto piano delle arti che hanno, cioè che c'è in tutte le scuole, quindi volte al teatro, alla musica. Abbiamo un coro, il coro multietnico, perché uno dei nostri docenti è anche un abile musicista che quindi organizza queste attività pomeridiana del coro. Ci sono delle attività autogestite, quindi consentiamo agli studenti di organizzare delle loro attività pomeridiane importanti, il musical che tutti gli anni realizza uno spettacolo a fine anno, ma non solo, c'è il club del libro, il club del cinema, il giornalino, quindi tutta una serie di attività che vedono gli studenti impegnati dopo il termine delle, delle lezioni. Questo rende un pochino questi studenti parte di una comunità che li, li unisce e li lega a questa tipologia di scuola. Dall'anno scorso abbiamo anche introdotto la commissione paritetica. La commissione paritetica è una commissione che si riunisce periodicamente, formata da in numero uguale docenti e studenti, ed è il punto di raccordo tra le esigenze del gruppi di, degli studenti e quelle dei docenti, quindi un momento che vede un confronto diretto tra le due componenti fondamentali della scuola che sono parte attiva all'interno del, del polo. Tra l'altro nel nostro staff, se poi siete interessati, c'è Alessio, potete chiedere di lui, che è il presidente della commissione, quindi se è uno dei nostri ragazzi di quinta, se vi interessa approfondire potete chiedere a lui. Magari un'attività brevissima, di, che qui non c'è nella slide ma è molto importante, anche il progetto Mascotte. Sempre in ambito, che cos'è il progetto Mascotte? È un'idea che ci è venuta durante soprattutto il periodo di Covid, di affiancare ragazzi del triennio con ragazzi soprattutto di prima e di seconda che hanno delle difficoltà, che possono essere delle difficoltà dal punto di vista proprio delle materie del programma o proprio di inserimento nella scuola, di organizzazione del pomeriggio, del metodo di studio. Questo è un progetto one to one, quindi un ragazzo che viene segnalato o che richiede di aver bisogno di questo aiuto viene associato a un ragazzo più grande che lo aiuta. E ci siamo accorti che questo progetto è utilissimo per i piccoli, perché vedono una persona come loro che ha fatto il loro stesso percorso, che probabilmente ha avuto le stesse difficoltà e si sentono molto più liberi di chiedere, ma anche per i grandi, perché si mettono alla prova e magari dicono spesso: ho imparato delle cose che magari quando ero in prima e seconda anche per me erano difficili e adesso so come veicolarle. Quindi è un lavoro di crescita per entrambi ed è un progetto che si svolge qui a scuola il pomeriggio e che viene, diciamo, coordinato da un paio di nostri docenti, ma poi i ragazzi svolgono autonomamente. Vuoi dire qualcosa tu? Noi diciamo che siamo, che tutto è per tutti, magari. Sì, ecco, tutte queste attività sono per tutto il polo, non sono dedicate agli studenti del liceo, agli studenti del lite. Tutti gli studenti del polo usufruiscono di tutte queste attività, di tutti questi uffici. Anche i docenti, non abbiamo docenti del liceo linguistico e docenti dell'istituto tecnico. Il corpo docente può insegnare nell'uno o nell'altra scuola a seconda, chiaramente magari diverso è il docente di diritto, ovviamente solo nel liceo, anche se, scusate, solo nel lite, anche se nel liceo ad esempio interviene quando lavora sui percorsi di educazione civica. Google Workspace. Vabbè, dico io due cose. Tutta la scuola è anche caratterizzata dall'essere, di avere una collaborazione dal 2018 con Google. Questo è partito come un progetto pilota per introdurre la, la suite di Google, quella studiata appunto per le scuole, per fortuna in tempi di pre-pandemia, quindi noi abbiamo iniziato a lavorare, a progettare, a sperimentare e questo poi ci è servito tantissimo nel 2020 per poter permettere ai ragazzi di seguire le lezioni online. Da questo che cosa abbiamo imparato? Ci ha lasciato un lascito, quindi un utilizzo diffuso di queste delle tecnologie digitali, della mail istituzionale e di Classroom. Probabilmente tanti dei vostri figli usano già questo pacchetto alle medie
e che cosa garantisce a voi? Prima di tutto di avere uno spazio sicuro protetto, perché la suite è controllata da noi, cioè un ufficio proprio che si occupa della gestione, che tiene in piedi proprio tutto questo spazio, concede ai ragazzi una mail personale @lamanzoni.it, che in realtà è una mail Gmail con questo alias, su cui però non ricevono spam e non ricevono comunicazioni al di fuori dell'organizzazione, quindi una mail in un certo senso istituzionale, di lavoro tra virgolette, e poi di avere un drive con spazio illimitato, di poter usare Classroom, Meet e tutto quanto, però in un contesto diciamo sicuro, protetto, che voi, di cui vi potete fidare. Allora, test graduatoria, arriviamo a come si accede alla scuola. Come vi dicevo, la scuola è una scuola paritaria e quindi è costretta, tra virgolette, a limitare i posti disponibili. Questo comporta una selezione e ormai parecchi anni la selezione avviene attraverso un test d'ingresso che, come vedete, sarà il 12 di dicembre. È un test a scelta multipla. Prevede 60 domande con 4 risposte, di cui una corretta, e sostanzialmente la modalità con cui abbiamo scelto di selezionare l'utenza per delle classi prime per il prossimo anno scolastico. È divisa in due parti il test, 30 domande di cultura generale ma soprattutto di attualità. I ragazzi devono essere curiosi e devono essere informati di quello che succede intorno a loro, perché poi studiano le lingue di paesi di cui devono conoscere, poi tutti, il nostro ma anche di tutti gli altri di cui studiano le lingue, quindi conoscere la realtà politica, sociale, economica. E una parte di logica, quindi con delle domande che sono dei giochi matematici o dei giochi di parole, che ci permette un pochino di valutare anche questa loro agilità e questa loro abilità in questo senso. Perché il test? Perché quando dei ragazzi sono all'inizio della terza media, quindi molto piccoli, si mettono in gioco per sostenere una prova di questo tipo, questo è sintomo di una motivazione forte allo studio, al venire, all'essere parte di questa comunità. E quindi è la modalità con cui procediamo con la selezione. Fatto il test, nel giro di pochi giorni sarà pubblicata la graduatoria e sulla base della graduatoria e della posizione in graduatoria iscriverete i vostri ragazzi. La preiscrizione sono fino al 3 di dicembre, preiscrizione quindi vuol dire la richiesta di accesso a questo test, dopodiché appunto ci sarà questa selezione il 12 di dicembre. È un test che viene svolto chiaramente da una società esterna che si occupa di test di ammissione, come avviene nelle università o in altri ambiti. Se i ragazzi vogliono vedere, sul sito della scuola ci sono i test d'ingresso degli anni precedenti. È importante che i ragazzi li vedano, perché la tipologia rimane più o meno la medesima tutti gli anni. Quindi dovete poi aiutarli voi a correggere i test. Come ci si prepara al test? Poi magari chiediamo anche ai nostri ex che sono qui o ai ragazzi che vedete in giro. Non dovete farli studiare, ecco. Certo, fategli vedere il test vecchio più che altro per capire che cosa andranno incontro, però sono tanto è attualità, quindi parlate con loro, fategli vedere il TG e poi stimolateli proprio alla curiosità, al ragionamento. Il test ovviamente è unico per tutto il polo. Qualora i ragazzi si iscrivessero ad entrambe le scuole, quindi sia all'ITE che al liceo, avranno un posizionamento nelle due graduatorie, ok? Quindi però il test è unico, perché secondo noi le qualità, le cose che devono dimostrare per essere qui non cambiano. Lasciamo... No, solo uscirà in genere verso la fine di novembre il regolamento del test, dove saranno riportate tutte le modalità con cui verrà stilata la graduatoria. Lasciamo la parola agli ex. Abbiamo una marea di ex. Io lascio. No, venite qua, forza. Io vi lascio il posto. Stanno davanti. Buongiorno. Stia, non si preoccupi.
Ok, buongiorno. Io sono Luca, mi sono diplomato 2 anni fa, sono stato rappresentante d'istituto con questi 2 bei ragazzi. E quello che vi posso dire in breve è che per quanto riguarda la mia esperienza, penso anche la loro, la Manzoni ti prepara veramente a 360 gradi, sia a livello didattico ma anche come attività extracurricolari. Quindi il consiglio più grande che posso darvi è di far partecipare i ragazzi non solo a livello scolastico, perché è importante studiare assolutamente, però se lo studio non viene affiancato anche da una parte, diciamo, partecipativa anche a livello interpersonale, un po' fine a se stesso. Quindi questo è il più grande consiglio che posso dare, e passo la parola a Matteo. Buongiorno a tutti, io sono Matteo, anche io mi sono diplomato nel 2021 insieme a Luca. E allora, secondo me gli aspetti importanti a sottolineare della Manzoni sono 3. Il primo è quello del, cioè molto spesso i genitori ma anche i ragazzi si preoccupano un po' della mole di lavoro che può dare questa scuola, che sicuramente è tanta, però vi posso assicurare che nel momento in cui ci si organizza diventa più che fattibile, anche se si pratica uno sport a alti livelli, si suona uno strumento, vi assicuro, è veramente fattibile. E gli aspetti secondo me più belli della Manzoni sono quello dei viaggi. Io ho avuto la possibilità di viaggiare tantissimo, sia con la classe, sia con ragazzi di altre classi. Sono stato per esempio con Luca in Argentina, è stato sicuramente il viaggio più bello. Però secondo me l'aspetto veramente più bello della Manzoni è quello dell'ambiente, nel senso che adesso che sono all'università, cioè sapete, un'università è, scusate, è molto grande, quasi dispersivo, sei una persona tra tanti, mentre qui alla Manzoni senti veramente parte di un gruppo, potrei dire quasi di una famiglia. Niente, scusate. Io mi alzavo veramente contento la mattina per venire alla Manzoni. Secondo me questo è un aspetto veramente fondamentale. E niente, poi ci trovate dopo qua per le domande e passo la parola a Elena. Buongiorno, allora io volevo fare una piccola proiezione un po' più avanti, nel senso che probabilmente per molti è lontano, ma io mi ricordo i miei, già a quest'ora stavano pensando, oh mio Dio, poi all'università. Allora, innanzitutto fare un liceo linguistico o un tecnico non preclude nessuna possibilità dal punto di vista poi degli indirizzi che si possono intraprendere o meno all'università. E soprattutto per quanto riguarda la Manzoni nello specifico, è vero, come diceva Matteo, è una scuola che richiede tanto, ma è una scuola che richiede tanto perché dà tanto. Quindi si aspetta dagli studenti un corrispondente di quanto gli propone e gli offre. E soprattutto nel momento in cui io poi sono entrata nel mondo dell'università, ho notato che rispetto a tanti altri compagni, tanti altri amici, il metodo di studio imparato qui dentro mi ha veramente permesso di fare molta meno fatica. Quindi niente, passo la parola. Allora, io sono Gianluca, mi sono diplomato quasi 4 anni fa e mi collego a quello che ha detto Luca della preparazione a 360 gradi, a quello che ha detto lei. Io sono qua per sfatare il mito che facendo questa scuola poi non si possano fare solo lingue, giornalismo o comunque quelle proseguimenti naturali di questa scuola, perché io per esempio mi sono laureato in ingegneria, sto facendo la magistrale e ho avuto la fortuna di avere un professore di matematica bravissimo, quindi questa scuola è fantastica sotto tutti i punti di vista e niente, loro hanno già detto tutto, quindi... Io sono Eleonora e invece io mi distacco da loro e dico che io ho continuato con le lingue dopo la maturità che ho fatto l'anno scorso e adesso io vivo a Parigi e frequento un'università di lingue orientali in cui studio cinese, quindi questo per dire che la Manzoni permette di arrivare a un livello tale da potersi trasferire in un altro paese e utilizzare solo quella lingua, il francese, all'università e in tutti gli altri ambiti, con ovviamente certe difficoltà, ma me la sto cavando abbastanza bene, diciamo, e anche con un livello di cinese che mi ha permesso di entrare a un livello successivo all'università e di frequentare dei corsi più avanzati. E nonostante io sia in un corso più avanzato all'università, ho comunque un livello più alto dei miei compagni di classe, quindi cioè, è un livello piuttosto alto quello di cinese. E inoltre, collegandomi al loro discorso sulla mole di studio, eccetera, eccetera, io posso dire di aver superato la Manzoni in modo
più che buono, ma comunque ho partecipato a quasi tutte le attività extrascolastiche che hanno nominato prima, letteralmente ho fatto qualunque cosa, ogni cosa che potessi, a cui potessi iscrivermi mi sono iscritta, ho fatto corso di arabo, corso di russo, corso di cultura cinese, calligrafia, Chinese Bridge, sono arrivata seconda, quindi ripeto ancora il livello di cinese è piuttosto alto, ho fatto musical per 5 anni, ho fatto russo, sì, russo, arabo, tutto, e comunque sono uscita benissimo dalla Manzoni, viva. Nonostante. Viva! Viva, sicuramente viva, ma anche molto bene in realtà. Viva quasi, però sì. E quindi nonostante appunto lo studio per arrivare a questo altissimo livello di lingua, ho anche fatto moltissime attività extrascolastiche, mi sono divertita, non ho avuto problemi, non ero oberata dallo studio, non potevo mai uscire di casa, eccetera, eccetera. Passo la parola. Ah, ciao, io sono Edoardo, invece mi sono maturato quest'anno all'Istituto Tecnico e allora, secondo me, come dicevano anche i ragazzi prima, diciamo una delle cose principali e fondamentali della Manzoni è il bell'ambiente che c'è all'interno tra studenti, questo diciamo anche favorito da alcune attività come possono essere i tornei sportivi organizzati dalla scuola. Personalmente io diciamo ho fatto una scelta lavorativa dopo la maturità, quindi al momento lavoro in KPMG, che è una società diciamo che copre vari ambiti dell'economia e mi trovo bene, comunque la scuola mi ha preparato bene e nonostante magari alcune volte le attività vengano spiegate in maniera un po' tecnica, grazie diciamo a questa scuola riesco comunque a capire un po' cosa ci sta dietro e nulla. Buongiorno a tutti, io sono Sara e come Edoardo mi sono diplomata a luglio 2023, quindi pochi mesi fa, all'ITE e ora frequento l'università e seguo il corso di comunicazione di imprese e relazioni pubbliche alla IULM e secondo me l'ITE è un indirizzo molto valido perché studiando economia aziendale, 3 lingue, dalla prima alla quinta, ti apre molte porte sia nell'ambito universitario che nell'ambito lavorativo. E io ero uno studente atleta, avevo il certificato PFP e praticavo nuoto agonistico e la scuola mi ha aiutato molto in quanto avevo interrogazioni programmate, i professori mi aiutavano quando magari avevo carico di studio e di allenamenti molto alto e sono riuscita a conciliare tutto, mi sono diplomata con un buon voto e adesso l'università va molto bene, praticamente studio marketing, economia e niente. Tutto bene. È arrivato. Mi aggiunga che sono in ritardo come i vecchi tempi. È come i vecchi tempi, esatto. Ciao a tutti, mi chiamo Antonio, mi sono diplomato oramai tanti anni fa con questi altri due bei ragazzi, esatto. Adesso studio in statale e International Politics and Law, quindi tornante tipo inglese. E che dire di questa scuola? Veramente un posto magico. Cioè, non riesco forse a... Adesso non so cosa abbiate già detto voi altri, però vorrei evidenziare veramente l'ambiente che c'è all'interno di questa scuola e le opportunità che ti sono date. Veramente un ambiente familiare stupendo. Inoltre io ho fatto il MUN gli ultimi 2 anni, purtroppo solo gli ultimi 2 anni, ed è stata un'esperienza fantastica, nonostante il Covid, ed è stata un'esperienza che alla fine mi ha fatto scegliere quello che è il mio attuale corso di studio, per cui che dire. Beh, non vi posso consigliare questa scuola abbastanza, non mi hanno pagato per dirlo. Se avete qualche domanda da farci, sono qui. Bravo. Grazie. Allora è chiaro che non sono tutti 1200 così, però un buon numero. Allora, come c'è la comunità di studenti, c'è anche una comunità attiva di genitori e abbiamo qui la presidente, non mi ricordo più, sì, dell'associazione Amici della Manzoni. Sì, buongiorno, sono qui in rappresentanza dell'associazione genitori. Parto subito con una digressione da madre. Guardate quanti sono gli universitari, continuate a tornare. Mi sa che vi siete divertiti parecchio qua, così a occhio potete misurarla sta cosa. Dunque, sì, allora, io sono mamma di una ragazza di quinta, sono qua con mamme di ragazzi più piccoli. Questa scuola nella sua veramente ricchezza di offerta ha anche una relazione con l'associazione genitori. Noi collaboriamo laddove possiamo,
piccole cose per sostenere la loro attività e la loro fare in modo che loro siano qua e bene. Facciamo mille cose, non ve le elencherò tutte, comunque intanto finanziamo corsi che naturalmente non sono scelti da noi ma dalla scuola, ma magari vanno replicati perché particolarmente fortunati, allora vanno rifinanziati. Con la famiglia Bozzo ci sono delle borse di studio, finanziamo attrezzerie dai tempi buissimi della pandemia, e quindi non ricordo se i computer o i modem, ma i microfoni, le telecamere, si può forse la presi da qualcosa in serbo per noi, credo di capire per il futuro, la merenda del mondo, Paul Milan Mumbocconi, insomma cose così. Cerchiamo di sostenere l'ultimo pezzo, a volte è necessario, delle loro attività. Hanno una commissione solidarietà che lavora tantissimo, quindi raccolgono beni per l'Ucraina, per il Marocco, per l'Emilia alluvionata, e poi improvvisamente serve un camion per trasportarle o una macchina per raggiungerle lì. I genitori collaborano tra di loro, ancora i ragazzi sono autonomi, acquistano merchandising, poi c'è un problema legale, vanno dalla preside aggancia noi, e in 48 ore effettivamente abbiamo 3 studi legali di mamme e papà come voi disposti a collaborare. Organizziamo webinar per i genitori, evidentemente, non mi ricordo, facevamo delle altre cose, non mi ricordo. Ah no, cosa, spoiler, saremo anche una giuria del concorso SEMI al futuro, sì. Quindi insomma partecipiamo alla loro attività appoggiando e sostenendo gli ultimi pezzettini. Siamo molto contenti di farlo e siamo a vostra disposizione, quindi ci trovate per informazioni. Un'altra cosa che mi interessa raccontarvi, ci sono cose per esempio come il quarto anno all'estero, che normalmente interessa molto le famiglie, che è pensato, organizzato dalle famiglie, in realtà non dalla scuola, quindi servono tante informazioni, e evidentemente noi le facciamo girare in termini di agenzie, famiglie d'appoggio, eccetera. Una collaborazione da genitori. Ci trovate al banchetto là fuori se vi serve qualche informazione, o su una mail che è info@amicidellamanzoni.it. Grazie. Grazie. Abbiamo 8 minuti per le domande, quindi se avete delle domande alzate la mano, magari chiedo a qualcuno se ci fa da valletto. Matteo, grande. È sempre grande. Stato il nostro. Sono da Vince. Volevo fare una domanda riguardo al test d'ingresso, perché guardando il modulo è già specificato la scelta delle lingue. Volevo chiedere se quello che viene dichiarato su quel modulo poi è quello che si manterrà, o se poi invece c'è un secondo documento di iscrizione una volta stilata, cioè che si è ottenuta la posta in graduatoria, per eventualmente modificarlo. Grazie. Allora, la scelta è per voi, è la scelta, nel senso che sulla base di quella scelta sarà fatta l'iscrizione, la graduatoria e l'iscrizione, quindi non sarà modificabile successivamente. È chiaro che chi è primo in graduatoria avrà la scelta, cioè avrà la possibilità di iscriversi con l'abbinamento linguistico che ha scelto, magari chi è più in fondo nella graduatoria potrebbe non avere più quell'abbinamento linguistico, e quindi la scuola proporrà un'alternativa. In genere i primi 150 per il liceo, e lo uscirà poi nel regolamento, sono in graduatoria con il loro punteggio indipendentemente dalla loro residenza. Poi la graduatoria procede prima con i residenti a Milano e poi i fuori Milano. Questa è una condizione legata al fatto che la scuola è una scuola civica del comune di Milano. Come vi dicevo, uscirà il regolamento, però la scelta che voi fate al lato della prescrizione è quella che poi avrete la possibilità di vedere confermata se avrete un punteggio alto nel test, oppure sarà modificata, ma sarà modificata dalla scuola sulla base dei posti disponibili. Una cosa che magari si può dire, è vero, l'abbinamento linguistico è importante, dovranno studiare quella lingua per 5 anni, però magari cercate di avere una visione un po' più aperta, quindi ma io volevo studiare francese, invece mi tocca studiare perché c'è posto cinese. C'è tutto un pacchetto di attività e di lavoro che sta dietro allo studio proprio specifico della lingua, che deve essere tenuto in considerazione. Aderire al progetto formativo un po' nel suo complesso.
Buongiorno, tre domande veramente lampo. Uno, se il model United Nations è dal primo anno, ok, grazie. L'altro, se l'aula Confucio è rivolta solo a chi studia cinese. Diciamo che gli interessati di solito sono cinesi, però per esempio su arti marziali e calligrafia abbiamo anche accolto ragazzi non cinesi. Benissimo. Grazie. E l'ultimissima, se ci sono dei costi per iscrivere i nostri figli a questa scuola. Costi? Sì, c'è una retta che è una retta di 300, io non me lo ricordo mai, 310, sui 300 euro, che è il contributo più l'assicurazione. Grazie. Annuale. Una volta all'anno. Buongiorno. Una domanda sul consiglio orientativo. Adesso entro Natale, ci hanno detto. Quanto è vincolante? Zero. Per molto noi bene. Conta zero. Cioè per noi, scusatemi, non per togliere valore al consiglio orientativo, però a noi interessa il test. Perché per noi quello è lo strumento con cui vediamo la motivazione dei vostri ragazzi a essere qua. Io ho ragazzi che avevano avuto giudizio orientativo, consiglio orientativo sul tecnico, si sono impegnati tanto, hanno fatto il test per il liceo, hanno fatto il liceo splendidamente. E anche a rovescio, quindi ovviamente ascoltate perché i prof delle medie conoscono i vostri figli, però se vedete la motivazione per venire qua, fatevi tentare il test, secondo me. Buongiorno, voi avete parlato della Google Workspace, volevo capire se nelle classi è prevista una dotazione tecnologica per gli studenti oppure è tollerato che gli studenti che magari arrivano da una secondaria del primo grado che abbia utilizzato in classe one-to-one tablet possano utilizzarli oppure se siete una scuola analogica, insomma come vi ponete da quel punto di vista? Tutte le classi hanno o la LIM o il Big Pad, quindi per la possibilità di svolgere lezioni utilizzando i vari strumenti. L'ITE, adesso poi ve ne parla mia collega, usa anche il tablet piuttosto che il Chromebook in classe. Per il liceo linguistico no, o meno. Certo che l'ampliamento dell'offerta di libri digitali sta portando poi l'utilizzo anche di questi, però sono più specifici per l'ITE, che nasce proprio come scuola dedicata a questo. Sì, noi siamo partiti come scuola full digitale, quando abbiamo avuto le prime classi 10 anni fa, quindi avevamo tutti i libri online. Poi i ragazzi proprio ci hanno chiesto di affiancare ancora la carta e i libri tradizionali, quindi diciamo all'ITE abbiamo un approccio misto, su certe cose le facciamo ancora col quaderno, penna, matita, tante altre con il tablet o il Chromebook. Di solito adesso stiamo lavorando molto con i Chromebook, più che altro perché lavoriamo tutto con la piattaforma Google e loro hanno quindi anche un accesso alla wifi della scuola e lavorano quindi lavorano su questi due canali. Anche al liceo diciamo che il lavoro sulle tecnologie è più nello studio pomeridiano, perché poi chiaramente stiamo cercando di andare tutti noi docenti anche verso un approccio senza carta il più possibile, per evitare troppe fotocopie, fogli volanti, e quindi utilizzando molto Classroom anche i ragazzi poi si ritrovano a fare i compiti lì, a consegnarli online. Quindi, e poi in più c'è il potenziamento di CDL in collaborazione con matematica, quindi i ragazzi del liceo si preparano per la patente europea. Ultime due, forse c'era là in fondo. Ho visto qui lì c'è. E abbiamo tempo ancora per due domande. Poi trovate me fuori ai banchetti, quindi eventualmente per qualsiasi domanda sono anche fuori. Buongiorno. Io vorrei invece chiedere come vi comportate davanti a un allievo che voglia fare il quarto anno all'estero. Un pochino presto. Allora, è una normativa ministeriale e abbiamo parecchi studenti che fanno il quarto anno all'estero, così come previsto per tutte le scuole. Viene assegnato un tutor che li segue nel periodo in cui si trovano all'estero e poi scelgono se fare un trimestre, un semestre o l'intero anno. Questa è una scelta che va fatta al terzo anno.
la cosa fondamentale è che questi ragazzi devono avere una capacità di recupero consistente, perché comunque rientrano, sono al quinto anno e sostengono l'esame di Stato esattamente come i loro compagni. E allora è chiaro che alcune competenze che all'estero non possono avere, perché magari studiano la storia, ma la storia americana e non la storia, faccio un esempio banale, devono avere questa capacità di recupero. Però abbiamo parecchi, sì, davvero tanti studenti che fanno il periodo all'estero. Sì. Dà un consiglio, ma non è vincolante. Se voi anche il consiglio di classe dice secondo noi meglio di no, ma voi decidete che comunque un'esperienza da fargli fare, nessuno ve lo impedisce. Ultima domanda. Ultima domanda qui davanti, come volete. No, poi, vabbè. Andare in fondo. Vai. Allora, buongiorno, grazie a tutti per la presentazione. Io ho soltanto una domanda prettamente burocratica, nel senso che la scuola è una scuola paritaria. È possibile formalizzare l'iscrizione sia da voi che in una scuola statale? Ok, quindi qualora passasse il test di ingresso, poi c'è la vostra graduatoria e contemporaneamente possiamo formalizzare in una scuola statale. E allora, poi voi quando dovete... dobbiamo decidere? Entro quando bisogna poi decidere, allora, in che voi mese? Voi dovete fare un'iscrizione in una scuola di Stato perché non avete certezza di essere accolti. La cosa fondamentale, noi cerchiamo di chiudere le iscrizioni prima rispetto alle scuole di Stato, proprio perché nel caso in cui non abbiate avuto la possibilità di iscrivervi da noi, abbiate la possibilità di iscrivervi in una scuola di Stato. Poi correttezza vuole che se avete presentato la domanda in una scuola e vi iscrivete da noi, avvisiate comunque la scuola dove avete presentato domanda. Non sempre avviene, per cui... Ok, e poi l'ordine in cui comparivano le lingue, c'era inglese, tedesco, un'altra lingua, significa inglese prima lingua, seconda e terza lingua. La terza lingua è dal terzo anno, giusto? Dal secondo anno. Dal secondo, ok, perfetto, grazie. Allora, diciamo che... Allora, vi lasciamo per i giri scuola con il nostro staff e poi ci trovate anche, cioè almeno trovate me nei banchetti qui fuori.